facciamo classe maschile e classe femminile. I microfoni ce l'abbiamo. No, allora intanto adesso li presento. Mi pare importante che dalle parole del sindaco veniva fuori una vocazione di questo luogo, no? Quello che si chiama il Genus Loci. E da questo racconto che faceva il presidente, che non conoscevo io, quindi non sapevo l'origine, diciamo, di questi spazi nella loro collocazione attuale, devo dire che questo Genus Loci l'ha molto indotto il presidente, perché mi sono dimenticato, sì, scusami Carlo, sì, no, perché non ho girato la pagina, sì, c'è anche Nicola, scusami Nicola, e adesso li presentiamo tutti, Nicola Galli, La Forest. No, perché l'ho distratto dal genio sul voce del presidente, perché poi è sempre un affabulatore, racconta queste cose. Cioè, praticamente noi stiamo qua in maniera abusiva, cioè da una chiave che si è preso il presidente, ha occupato gli spazi, ha detto il prodotto andare zitto, ha occupato, e per usucapione, fondamentalmente, un usucapione di meno anni è diventato questo splendore. Però se voi ci pensate, guardate, quando si diceva che con la cultura non si mangia, tutte queste cose che abbiamo subito in questi anni, invece un luogo tutto sommato chiuso e abbandonato oggi. Invece è un luogo che è un fiore all'occhiello della città, ma è anche un luogo, appunto, una fabbrica di cultura, una fabbrica delle idee. Dicevamo, allora oggi pomeriggio, adesso, faremo una chiacchierata entrando un po' più nel merito. Abbiamo un partner molto importante, con esperienze molto diverse, che però ruoteranno, come vi renderete conto, ruoteranno tutte attorno allo stesso concetto, cioè di come in realtà la conoscenza declinata nei vari ambiti modifica in meglio, ovviamente, una società attraverso la costituzione, la costruzione di comunità. E che il tema vero, e lo vediamo attraverso davvero l'energia che sprizza il presidente, che la differenza la fanno sempre le persone. Le istituzioni sono importanti, la continuità delle istituzioni è importantissima, ma poi la differenza vera la fanno le persone. E quindi io volevo iniziare questo nostro incontro con Anna Maria Montinaro, che ho conosciuto prima, però non sapevo chi eri tu, Anna Maria Montinaro, che è la presidente dell'Associazione Presidi del Libro, che, diciamo, rispetto alla costruzione della comunità, forse sono maestri. Adesso dirò, farò un piccolo esempio di crescita di comunità laddove non c'era di libri. I presidi del libro sono una realtà molto importante, ce ne sono 118 in Italia, 34 gruppi di lettura, 24 associazioni e 12 librerie. E quindi, diciamo, il presidio del libro ha davvero in questi anni costruito una rete attraverso un elemento molto semplice, la lettura. Dicevo della comunità, negli anni scorsi, 3 anni fa per la precisione, non rivelo una cosa autobiografica ma che funzionava a questo racconto, non tornando più al paese di mia madre, un paese in provincia di Foggia che si chiama Bovino, avevo alcuni amici, in particolare una mia amica che insegna letteratura italiana a Bari, la professoressa Lea Durante, che mi chiedeva continuamente di tornare per fare delle cose a Bovino. Io ho detto, guarda, a Bovino non ci torno perché mia moglie di materno non ci vuole venire, le figlie non ci vogliono venire, o ci inventiamo qualcosa, una scusa per venire oppure non posso venire. E ci inventammo un festival letterario, letture d'agosto, 3 giorni, 11, 12 e 13 agosto. Facemmo il primo anno, a Bovino non c'era libreria come in molti paesi, non c'era una biblioteca, e quindi facemmo questa prima edizione, loro presero i libri in alcune librerie di Foggia, con nostro grandissimo stupore, finirono tutti i libri e c'è stata la coda delle persone fino a tardi a sentire questi incontri. L'anno successivo, attraverso una serie di buoni uffici, Bovino è diventato un presidio del libro. E non solo è diventato un presidio del libro, un paese senza la biblioteca, proprio per essere entrato in questo circuito e per l'importanza che tutti hanno sentito in questo piccolo paese di appartenere a questo circuito, è nata una nuova comunità di lettura. Ecco, allora io ho voluto raccontare questa cosa perché i presidi del libro in realtà hanno realizzano concretamente queste cose, ovviamente attraverso le persone, però attraverso uno strumento che è appunto la vostra struttura. Ti volevo chiedere proprio questo, l'esperienza che stai facendo come presidente della costruzione di queste reti, come le vedi nascere
e dove vedi, diciamo, l'elemento in cui si può lavorare ancora di più per implementarlo? Allora, buonasera a tutti, grazie mille a Filippo Giannuzzi, al presidente che è sparito, scomparso, per l'invito. Allora, in realtà i Così di Libro sono nati ben 17 anni fa, nel 2002, grazie a un'intuizione di Giuseppe La Terza innanzitutto e altri 7 colleghi, sempre editori pugliesi, e hanno avuto questa bellissima intuizione di creare dei gruppi di lettura. I presidi non sono altro dei gruppi di lettura informalmente costituiti, fanno capo ognuno ad un referente perché abbiamo necessità di comunicare tra noi. Per il resto i presidi sono assolutamente liberi, non hanno altra struttura se non quella appunto principale che vede me presidente, un consiglio direttivo e che si rinnova ogni 2 anni. Ora, la bellezza di questa intuizione, intanto vabbè, è nato il momento in cui, se oggi siamo quasi fanalino di coda quanto consumi culturali di lettura in particolare, allora forse era anche peggio. Per cui sono stati anche attivatori dei processi, innovatori e attivatori dei processi. Qual è la caratteristica? Siamo tutti dei volontari, per cui per poter lavorare, intanto lavoriamo grazie fondamentalmente al contributo della Regione Puglia. Siamo anche noi una partecipata come la Fondazione Livano, per cui senza il sostegno della Regione Puglia sarebbe assolutamente impossibile, perché purtroppo una cosa che manca onestamente in Puglia è il sostegno dei privati, è totalmente assente, se non in minima parte, cosa che invece in altre parti d'Italia anche le fondazioni bancarie, i grandi istituti bancari, insomma, partecipano in qualche maniera, mentre dalle nostre parti si fa ancora fatica. Quindi dobbiamo assolutamente essere grati alla Regione Puglia e alla lungimiranza, essendo noi ormai, avendo quasi la maggiore età, quindi quasi 18 anni, siamo riusciti a sopravvivere anche al cambio dell'amministrazione regionale, evidentemente perché la formula funziona. In realtà, come dicevi, i presidi in Puglia sono 62, quindi 62 gruppi di lettura, 118 in totale in Italia, gli altri sono sparsi fuori dalla Regione Puglia a macchia di leopardo un po' in tutta Italia. Chiaramente quelli che lavorano col contributo regionale sono esclusivamente quelli pugliesi. Che cosa fanno i presidi? Creano reti, sono già reti fra loro e all'interno delle proprie comunità creano necessariamente una rete che vede coinvolte gli enti locali, le scuole, le associazioni, le biblioteche, le librerie. Se questo non fosse possibile, cioè senza questo non sarebbe possibile riuscire a fare quello che noi facciamo. È un lavoro che si svolge, che svolgiamo 365 giorni l'anno, e lo facciamo sia in situazioni per esempio come questa, sia all'interno delle scuole, perché ci siamo resi conto che il lavoro fondamentale deve necessariamente essere orientato alla scuola, tanto che dopo questa lunga esperienza noi abbiamo delle iniziative che ci uniscono, che uniscono un po' tutti. Ogni presidio è indipendente e libero nella scelta del proprio progetto tematico, cioè di come promuovere la lettura durante l'arco dell'anno, però ci sono delle iniziative che legano tutti i presidi, sia quelli pugliesi che quelli fuori dalla Puglia. Una fra queste è la festa dei lettori, che si svolge normalmente a fine settembre, che quest'anno ahimè coincide con Lector in Fabula, però un inciso, conversavo con un presidio del libro, il referente del presidio del libro è proprio Filippo Giannuzzi. Quindi, quindi la festa dei lettori poi quest'anno si svolge contemporaneamente a Lector in Fabula, c'è un tema che viene declinato da tutti i presidi, come meglio si crede, cercando di coinvolgere tutte le realtà. Delle ultime idee che abbiamo avuto è la creazione di un premio che si chiama Premio Alessandro Le Grande. Alessandro Le Grande, come è stato citato prima, proprio perché innanzitutto ormai da annoverare tra i più importanti meridionalisti, ma era un grandissimo amico dei presidi, lavorava con noi, collaborava, ci sosteneva, ha partecipato alla prima edizione del premio, alla seconda edizione, ahimè, è scomparso, per cui per noi è stato automatico, è una forma anche di omaggio alla sua memoria, dedicare a lui il premio, che è stato però, è perché il premio Alessandro Le Grande. La critica che ci è stata mossa quasi un po' da tutti, che senso aveva inventarsi un altro premio? Nella realtà il motivo per cui abbiamo inventato il premio era quello di mettere in discussione innanzitutto i presidi stessi,
ma soprattutto ha una struttura molto particolare. Crea comunità perché per poter scegliere i libri è necessario discutere di questi libri, per poter giudicare il vincitore è necessario discutere di questi libri, ma soprattutto per poter far votare i lettori pugliesi abbiamo chiesto di andare a votare i seggi, le sedi dei seggi sono le biblioteche e le librerie, che sono i due luoghi che normalmente vengono visti insomma con un po' di distacco da noi pugliesi. Quindi il tentativo era proprio quello di far entrare, di farci mettere tutti in discussione, ma di far entrare soprattutto i lettori in questi due luoghi che sono i luoghi deputati alla lettura e alla promozione della lettura. Ci siamo riusciti coinvolgendo anche le scuole. Abbiamo cambiato onestamente il regolamento ben tre volte, tre edizioni l'abbiamo, perché abbiamo cercato di correggere, abbiamo fatto autocritica, abbiamo cercato di correggere le criticità e siamo arrivati all'ultima edizione che ha visto, intanto la premiazione si è svolta a Taranto, città natale di Alessandro Lo Grande, con la presenza della mamma di Alessandro e con due sezioni, una dedicata alla narrativa e una dedicata esattamente al genere letterario di Alessandro Lo Grande, cioè il reportage narrativo d'inchiesta. A parte, oltre il premio Alessandro Lo Grande, che ha visto coinvolti 52 presidi, al premio Alessandro Lo Grande partecipano soltanto i presidi pugliesi, che ha visto 52 presidi pugliesi coinvolti, ci sono altre iniziative come per esempio il mese della memoria, un mese intero dedicato, nato il suggerimento, diciamo così, su affidamento da parte dell'allora assessore alla cultura Silvia Godelli, si svolgeva, siamo ormai alla decima o undicesima edizione, ho perso il conto, era un mese in pratica dedicato esclusivamente ai temi della Shoah. Col passare del tempo, negli ultimi anni, abbiamo deciso di allargare le iniziative a tutto ciò, chiaramente prendendo spunto da ciò che succede oggi nel mondo, diciamo, allargare i momenti di discussione e di riflessione anche a tutto ciò che riguarda razzismo, fanatismo e tutto quello di cui purtroppo a quanto pare la storia non ci ha insegnato nulla e che quindi è ancora pane quotidiano. Ma facendo tutto appunto questo nostro lavoro ci siamo resi conto che la vera difficoltà sta nel trascinare e coinvolgere i ragazzi. Trascinare e coinvolgere i ragazzi è estremamente difficile a meno che non li si renda protagonisti. E l'altro anello debole di tutto ciò, ahimè, non so se ce ne sono presenti in sala, sono i docenti. Per cui ci sono sempre ancora delle remore ad ospitare progetti lettura. Ovviamente non ci sono delle realtà meravigliose dove questo non succede, ma la Puglia è lunghissima, 500 km, non è sempre così. Ci sono delle zone in cui appunto non c'è una libreria, non c'è una biblioteca e c'è sono piuttosto resti a tutte queste attività. E allora abbiamo colto l'opportunità di partecipare ad un bando del CEPE, il Centro per il Libro e la Lettura, che si intitolava Educare alla Lettura, e abbiamo partecipato per le tre azioni, cioè erano azioni rivolte alla scuola elementare, scuola media e istituti superiori. Ahimè, abbiamo vinto soltanto con il progetto che riguarda le scuole e istituti superiori e non abbiamo la forza economica per poterlo fare con le nostre risorse, però parte ora a settembre ed è proprio rivolto ai formatori, cioè formare i formatori, e coinvolgerà esattamente 15 comuni pugliesi con circa 40 ore di lezioni frontali, 6 laboratori e 6 seminari dislocati al nord della Puglia, centro Puglia e sud della Puglia per poter coinvolgere il maggior numero possibile di paesi, di presidi soprattutto, e partiranno a settembre e si concluderanno a febbraio. Avremmo voluto poter lavorare in questo senso anche nelle altre realtà, ma questo per il momento non è possibile. Per quanto riguarda Bovino, infine, un passo indietro, questo progetto si concluderà con degli osservatori sulla lettura, cioè la creazione in ogni singola realtà che partecipa appunto al progetto, una creazione di osservatori sulla lettura in loco formati da rappresentanti dell'ente locale, dei docenti, dei librai e dei bibliotecari, proprio perché questo lavoro possa continuare anche oltre la scadenza. Per quanto riguarda Bovino non ci sono stati buoni uffici,
come tutti i presidi hanno presentato un progetto, il progetto era valido, la storia anche, per cui è stato facilissimo riconoscere. Nel senso che Ines Pienucci, che collabora con voi, ha collaborato con noi, i bonifici in senso positivo. Sì, perché c'è una garanzia di conoscenza, di serietà e di professionalità, perché c'è da dire questo, il lavoro che tutti i presidi, a volte c'è stata mossa qualche critica riguardo appunto l'investimento che la regione, che poi il pubblico, quindi tutti lo possono tranquillamente conoscere, che la regione fa, in particolare appunto nella nostra associazione, per noi è molto difficile dimostrare il ritorno economico, perché come capite bene è praticamente impossibile. Il lavoro che tutti i presidi del libro fanno, tutti i referenti fanno, e come ho detto prima, siamo tutti dei volontari, quindi mettiamo a disposizione tempo, conoscenze, professionalità e competenze, non è facilmente quantificabile. Quindi, e non ha quel clamore che può avere invece, non ci sono quegli indicatori, quei parametri a cui fare riferimento come nel caso di un festival o di una rassegna letteraria. E peraltro all'interno dei presidi, in collaborazione con i presidi, ce ne sono 8, compreso Lettori in Fama. Grazie. Che appunto, come nella piccola premessa che avevo fatto, insomma, ci ha spiegato appunto che la costruzione della rete, che i presidi sono una rete, nascono per essere una rete, e che fondamentalmente, oltre che a basarsi sul volontariato, si basano appunto su questa distribuzione, tra virgolette, della conoscenza. Un ultimo dato che avevo dimenticato, perché ora mi sono girato, ho guardato community library, anche nel caso delle community library a cui non abbiamo potuto partecipare noi come soggetti, perché era un bando che riguardava gli enti locali, i comuni. Noi in quel caso i presidi sono, a parte il fatto che sono tra i firmatari dei vari patti per la lettura che sono stati firmati nelle singole realtà, ma in un momento successivo, cioè nel momento in cui si pone il problema di riempire i contenitori di contenuti, è ai presidi del libro che si chiede collaborazione, e ci sono tantissime di queste realtà. Grazie. E passiamo adesso a Marianna Capozza, che è la direttrice della biblioteca Prospero Rendella di Monopoli, e che ha partecipato anche questa biblioteca allo stesso bando di cui stiamo parlando oggi, e ne parlavamo prima, leggevo sostanzialmente quasi tutte le attività previste o le strutture previste sono in via di completamento. Ovviamente la biblioteca è il luogo deputato per eccellenza alla lettura, anche per le biblioteche, così un po' come per le fondazioni. Per lungo tempo si è pensato alle biblioteche come dei luoghi chiusi, dei luoghi non importanti, dei luoghi antichi. Poi dopo, anche in Puglia, vorrei citare per esempio la Biblioteca Provinciale di Foggia, che è fatta più di 30 anni fa, era una delle eccellenze europee, perché per la prima volta si poteva ascoltare la musica, c'è un investimento strano, la città non capì perché si faceva tutto questo investimento sulla biblioteca. E invece le biblioteche oggi, nel nord Europa sicuramente, ma anche in Italia, hanno ritrovato un loro fascino, nel senso che sono molto frequentate, sono dei luoghi importanti, dove però c'è bisogno ovviamente di sporcarsi le mani con la contemporaneità. Voi a Monopoli state facendo questo, tu hai portato anche un PowerPoint per illustrarci alcune cose che state facendo, io ti cederei la parola per farcele vedere. Grazie, buonasera a tutti, grazie dell'invito, vi porto i saluti naturalmente da parte della biblioteca, del comune di Monopoli che in questo momento rappresento. E sono veramente contenta di essere presente, perché parliamo di libri, perché parliamo di buone pratiche, di esperienze, di buone intenzioni anche nel campo delle biblioteche e degli archivi. Noi bibliotecari e archivisti aspettavamo da tanto tempo che finalmente ci fossero i riflettori su questi istituti culturali. Il mio intervento riguarda fondamentalmente quello che è accaduto a Monopoli. Io voglio raccontare fondamentalmente una storia che non ho vissuto. Io sono a Monopoli da un mese e mezzo a ricoprire questo incarico di direttore e direttrice, e quindi voglio raccontarvi la storia delle persone, perché prima dicevamo le persone sono fondamentali per ottenere dei cambiamenti, e delle persone che hanno lavorato, e quindi naturalmente l'amministrazione comunale, il dirigente, tutti i bibliotecari, tutti coloro che a vario titolo hanno collaborato in un percorso che non si è svolto in poco tempo, ma si è svolto in diversi anni. E quindi non so se possiamo andare avanti man mano che parlo. Grazie.
grazie. Allora, questo è l'inizio, queste sono alcune foto d'epoca del contenitore, ecco, dell'edificio che oggi ospita la biblioteca. In quel momento, questo contenitore è stato prima una caserma, poi è stato un teatro, la foto precedente era la foto del teatro, poi un mercato ittico e dal 58 diventa biblioteca e archivio storico comunale, viene intitolata a Prospero Rendella, che è stato un giurista molto importante. E poi che cosa è successo? Questo vi ho messo questa foto proprio per farvi vedere com'è oggi la sala lettura. Quella era la sala di un tempo che sicuramente ha il suo fascino, però come dicevamo prima, le biblioteche devono cambiare insieme alla società, perché c'è un aggiornamento continuo, perché i bisogni cambiano di epoca in epoca, di periodo in periodo. Se possiamo andare avanti, grazie. Allora, che cosa è successo a Monopoli? Questa biblioteca è stata istituita nel 58, poi a un certo punto bisogna fare dei lavori e viene chiusa il sindaco dell'epoca, dice attraverso un comunicato che appunto verrà sospesa, verrà chiusa temporaneamente la biblioteca fino al 2006. In realtà la biblioteca rimarrà chiusa fino almeno al 2012. Se possiamo andare avanti con l'altra slide, vi mostro tutto quello che è accaduto in tutti questi anni, quindi dal 2006 fino al 2012 la biblioteca è chiusa per lavori di ristrutturazione e faccio una nota tra parentesi, in tutto questo la comunità che legge, che voleva leggere, ha perso un sacco di tempo per avere un edificio, per avere un istituto dove poter appunto soddisfare il proprio bisogno di cultura o di lettura. Poi che cosa è successo? A un certo punto si è capito che bisogna lavorare di pianificazione, di strategia, perché le biblioteche, gli archivi, tutti questi istituti culturali possano risorgere, possano rispondere alle esigenze della comunità, e quindi sono stati intercettati dei piani, dei finanziamenti, sono stati fatti dei lavori, addirittura è stato fatto un bando per dare in gestione i servizi esternalizzati ai bibliotecari, perché poi quando parliamo dei bandi della community library, di questi progetti, non ci dobbiamo dimenticare che servono i bibliotecari, che servono i professionisti, perché va bene tutto creare contenitori, va bene tutto, però poi dobbiamo chiamare i tecnici, altrimenti la macchina non funziona bene. E quindi questo insieme di persone, quindi l'amministrazione e quant'altro, i tecnici hanno fatto tutti questi bandi fino ad arrivare all'11 novembre 2017, quando viene inaugurata ufficialmente la struttura e viene restituito un edificio ristrutturato, rimesso a nuovo, a norma, e accogliente, confortevole, in grado di soddisfare quelle esigenze di cui dicevamo prima. Se possiamo andare avanti, grazie. E poi cosa succede? Nel 2017 ci sono i bandi della community, quindi anche Monopoli partecipa a questo bando, vince il finanziamento anche il comune di Monopoli, e poi il comune di Monopoli, e lo dico veramente da persona che lavora da un mese e mezzo, decide anche di fare un concorso pubblico per assumere un istruttore direttivo amministrativo, quindi un direttore. Quindi a Monopoli è accaduto questo, si è capito che bisogna lavorare in maniera strategica e lavorare con una certa progettualità, individuare i tecnici che poi sono in grado di portare avanti, non mi riferisco a me perché quello lo vedremo nel tempo, però l'intenzione da parte dell'amministrazione è di intercettare tecnici, persone capaci, professionisti, in grado di portare avanti progetti del genere. Possiamo andare avanti, grazie. Oh, ecco, questo è il progetto che è stato presentato con lo Smart Team, questa è la misura che poi è stata finanziata, quindi la biblioteca che aveva già fatto dei lavori di ristrutturazione voleva potenziare quello che aveva già raggiunto e quindi voleva recuperare ambienti non utilizzati, e quindi quello che stiamo facendo naturalmente, attivare altri servizi e sicuramente recuperare il patrimonio dell'archivio storico del comune e il patrimonio librario che temporaneamente per diversi anni sono stati conservati presso la CNI a Rotigliano. Quindi
ritorniamo sempre al problema principale, una comunità che per tantissimo tempo non ha avuto una biblioteca, non ha avuto uno spazio, un contenitore, ma non ha avuto neanche i famosi contenuti di cui dicevamo prima. Quindi quello che sta accadendo a Monopoli è questo, quello di restituire alla città il suo patrimonio e lo stiamo facendo, quindi a breve quando termineranno tutti i vari lavori, a Monopoli ritornerà questo patrimonio. E se possiamo andare avanti, allora, queste magari andiamo velocemente su queste. Questo è il recupero dell'archivio storico, così come è stato pensato, quindi comprare dei compattatori, creare una sala di consultazione e sicuramente mettere delle persone in grado poi di gestire questo servizio. Poi ampliare il progetto cercando di recuperare dei locali non utilizzati e facendo ad esempio dei laboratori musicali, oppure in quel caso creiamo una porta a vetri con la bussola in maniera tale da consentire anche un certo controllo poi delle persone che entrano in un contenitore come quello di Monopoli, dove vi posso garantire che non c'è soltanto la comunità monopolitana ma ci sono anche tantissimi turisti. E quello che accade, quello che dicevamo prima, nelle grandi biblioteche europee, succede da tantissimi anni, le biblioteche sono un altro punto di attrazione turistica. Quindi compreremo nuovi arredi, alcune cose sono arrivate, altre ancora no. Creeremo un laboratorio musicale, quindi i ragazzi, la comunità, avrà la possibilità di avere uno spazio dove poter prendere in prestito e suonare alcuni strumenti lì sul posto. Quindi quello che accadeva per esempio alla fine degli anni 50, quando la nota bibliotecaria Virginia Carini Dainotti parlava della biblioteca per tutti, oggi noi stiamo dicendo la stessa cosa, la biblioteca è per tutti, solo che dopo gli anni, verso la fine degli anni 50, quali erano gli utenti? Erano gli operai, gli analfabeti, erano un altro tipo di utenza. Oggi noi abbiamo un'utenza che ha delle aspettative altissime, quindi la biblioteca deve andare a sopperire nell'apprendimento delle nuove tecnologie, oppure in questo caso nella possibilità di fornire l'aiuto per imparare a suonare degli strumenti, ad esempio. Se possiamo andare avanti, qui ad esempio stiamo lavorando per creare una zona relax nella zona della biblioteca, c'è una terrazza nella parte che dà verso il porto, quindi c'è questo bellissimo, non so se tutti conoscono Monopoli, ma suppongo di sì, c'è questo bellissimo panorama che dà sul porto e quindi ci sarà questa zona relax che sarà diversa dalle altre aree della biblioteca, perché lì si potrà bere, mangiare, leggere un libro e guardare questo bellissimo paesaggio, sempre per fare comunità. E questo è stato il momento in cui è stata inaugurata la biblioteca nel 2017 e come vedete c'era un grande bisogno, c'è tutta questa grande folla, quindi come insieme a voi io vedo questa cosa perché naturalmente non l'ho vissuta e c'era questo bisogno da parte della comunità di vedere finalmente la biblioteca in città. Attualmente sono alcuni degli arredi che sono arrivati, questa è l'area che noi generalmente utilizziamo per come sala conferenze, sala eventi, e questi sono alcuni degli arredi che abbiamo recuperato grazie allo Smart Team. Poi abbiamo l'intenzione naturalmente di recuperare il progetto della storia locale, perché va bene tutto, il contenitore, gli eventi, le presentazioni dei libri, i reading, ma poi dobbiamo anche recuperare le nostre radici, la nostra identità. E quindi c'è il progetto di creare questa sezione locale più specifica e magari prendere delle teche per poter esporre alcuni dei documenti più pregiati che ha la biblioteca, tra cui anche delle pergamene e libri antichi. Poi abbiamo anche pensato di acquistare degli strumenti che possono aiutare il back office ma anche la stessa utenza. E quindi abbiamo ad esempio questo è un totem per l'autoprestito, per cui il prestito non avviene più soltanto allo sportello, all'accoglienza grazie alle bibliotecarie che aiutano nel prestito assistito, ma l'utente da solo, attraverso la sua tessera, attraverso il fatto che ci sono dei tagli RFID che ci permettono di fare tutto questo, e chiaramente tutto questo rientra sempre nel progetto Community Library, l'utente è autonomo, restituisce, prende in prestito e va via.
Poi abbiamo anche questi servizi dedicati all'inclusione sociale, quindi cercare di aiutare coloro che magari hanno problemi, sono problemi di ipovedenza, dislessia o altro tipo di proprio per aiutare, per dare la possibilità a tutti, ecco, di accedere agli stessi diritti. E quindi, ad esempio, questa è la sala che vi ho fatto vedere prima, quella, c'era quella foto d'epoca, e invece oggi è così, come vedete. È cambiata tantissimo, perché è cambiata la società ed è chiaro che dobbiamo intervenire in questo senso. Quello che vedete lì in basso a sinistra è uno strumento che serve per il voltapagina, per cui se magari c'è qualcuno che ha difficoltà può utilizzare questo tipo di strumentazione, perché oggi ce ne sono veramente tanti di questi tipi di apparecchi che aiutano, che danno la possibilità di vivere serenamente, ecco, la lettura o la cultura. E chiudo velocemente, questa è per esempio una tastiera specifica per ipovedenti, libri per ipovedenti, dislessici. Andiamo avanti, noi stiamo anche attivando un laboratorio dello storytelling digitale e questo ci aiuterà anche a recuperare la storia identitaria della città. E se possiamo andare avanti, stiamo facendo un lavoro di un piano di identità visiva, perché la biblioteca avrà un suo logo, avrà una segnaletica, ecco, studiata, specifica, così come accade in tantissime altre biblioteche, ripeto, non proprio in Italia, non proprio in Italia, ma all'estero. E poi abbiamo acquistato naturalmente nuove reti per bambini. L'immagine che c'è dopo la slide fa vedere, questi sono gli arredi che sono arrivati da poco e i nostri bambini ci hanno detto che hanno testato, vanno bene, sono piaciuti, quindi noi siamo contenti. E questi sono dei giochi montessoriani, quindi diciamo che l'offerta, ecco, diventa sempre più importante. E poi la catalogazione, perché che poi è quello che non si vede mai, cioè il lavoro scientifico della catalogazione. E stiamo facendo anche questo lavoro. E poi c'è il laboratorio del Makerspace per la stampa 3D, progettazione, modellazione. Abbiamo acquistato degli apparecchi appunto per la stampa 3D, fresatura, scanner, quindi apparecchi che ci consentiranno anche attraverso dei corsi che faremo quest'estate di dare la possibilità a chi non conosce queste tecnologie di avvicinarsi attraverso delle conoscenze basi, teoriche. Questo sempre perché la biblioteca, insieme alla scuola, insieme magari alle associazioni, può dare quell'aiuto per l'apprendimento e dare, diciamo, le possibilità a tutti. E grazie dell'attenzione. Che meraviglia, no? Molto interessante. Una meraviglia, lo dico adesso. Avrei voluto dire queste cose ad Aldo Patruno, che ha parlato stamattina, introducendolo, lo dico adesso però, che però tutte queste cose, torno a dire, non solo nascono laddove ci sono delle persone che vanno a nascere, perché non ha, ma laddove ci sono, dove c'è la costruzione nel tempo di un terreno fertile. E io devo dire che questa regione deve dire grazie per tantissimi anni all'ex presidente della regione, Michi Vendola, che secondo me 10 anni fa ha iniziato un percorso umano, culturale, che non ha eguali in Italia dal mio punto di vista, perché se questa regione è stata in grado, con questa amministrazione, di investire più di 100 milioni di euro nelle biblioteche di comunità, che non ha paragoni non in Italia, in Europa, lo si deve a una sensibilità, a una dimensione culturale che ha la regione come istituzione, ma innervata da persone, che diciamo va riconosciuta, perché appunto nulla si crea da nulla, e vedere poi questi esiti secondo me davvero riempie il cuore e ci induce anche noi qui, diciamo al Lector in Fabio per i ragazzi, ad adeguarci, perché abbiamo visto le cose belle, non possiamo essere almeno da Monopoli, diciamo, va bene lavorare in lei, però un minimo di competizione, Presidente, dobbiamo mantenerla, e quindi diciamo questi strumenti, guarda anche competizione. Iniziare a finire bene, però insomma dobbiamo, no, è bello perché è una regione da cui appunto che ha cambiato una dimensione e una percezione che si ha negli altri, dal di fuori si percepisce l'aspetto turistico, si percepisce la, se uno poi la conoscesse anche dal di dentro vedrebbe che questo che si sta disseminando anche oggi, i frutti li vedremo tra un po' di anni, perché questi sono strumenti
e dimensioni che costruiscono nel tempo per delle nuove comunità. La bellezza che state costruendo a Monopoli sarà in grado di contagiare le persone che frequenteranno quei luoghi, e il risultato lo si vedrà tra qualche anno. Quindi è un lavoro meritorio, come dicevi, non si vede il lavoro di catalogazione, che è importante, ma non si vede nemmeno il lavoro di costruzione giorno dopo giorno, che invece poi dopo è l'unico che, diciamo, che dà dei risultati veri. Come ricordava pure il Presidente alla nascita del cambio di passo della Fondazione, iniziata appunto con le chiavi di un luogo che era abbandonato, poi anno dopo anno, iniziativa dopo iniziativa, soprattutto persone dopo persone che sono aggiunte al mondo iniziale, hanno creato questa condizione. Io, se posso aggiungere un'ultima battuta, è proprio, ho portato questa presentazione proprio per far capire anni e anni di lavoro, strategia, pianificazione, un risultato, non è diciamo l'improvvisazione. Sì, non è l'improvvisazione oppure qualcosa che si fa in poco tempo che porta un risultato del genere. E quindi è questo su cui la Puglia in generale deve lavorare. Certo, ma io credo che lo stia facendo molto bene, perché poi alla fine, appunto, arrivare a individuare da un punto di vista politico soprattutto un finanziamento di questo tipo presuppone che ci siano le condizioni culturali nella regione, nei dirigenti e nei collaboratori. Sempre su questo clima, qui però ci piace giocare facile, diciamo così, con Nicola Galli La Forest, perché Nicola Galli è dell'associazione Amelin di Bologna, e ne stavamo parlando prima mentre ci stavamo salutando. Nell'immaginario collettivo, appunto, Bologna è un luogo che questo retroterra ce l'ha da tanto tempo, può avere dei momenti di offuscamento, come è successo nell'ultimo periodo, insomma, di Bologna non si parlava più come il centro dell'università italiana, non si parlava, però nel momento in cui ripartono i progetti, Bologna ha un tessuto, una comunità costruita negli anni in grado di recepire. L'associazione Amelin, che collabora con la fondazione, con l'Etto, Nicola in particolare, diciamo, il nostro ospite fisso, da adesso avrà anche, diciamo, dei ruoli un po' più importanti, è stata creata a Bologna nel 1996 ovviamente si occupa di promozione culturale con una vocazione pedagogica, e mette insieme, l'abbiamo invitata a parlare perché mette insieme tante cose, mette insieme non solo la lettura ma tante dimensioni, non solo dell'arte ma anche dell'apprendimento della conoscenza. E dato che a noi interessa molto questa cosa di mettere in rete le esperienze, ma soprattutto di mettere in rete esperienze diverse, che è quello che stiamo celebrando oggi, cioè il progetto a cui faceva riferimento il Presidente, i Granai del Sapere, hanno questa particolarità che prendono il patrimonio della Fondazione, aggiungono altri patrimoni e strada facendo vedremo quello che saremo in grado di costruire, perché è, diciamo, un work in progress. E quindi io chiederei a Nicola di parlarci un po' di quello che fa e di come può essere utile lui, diciamo, a noi per continuare a farci crescere. Sì, grazie, buonasera a tutti. Io credo di essere uno dei contaminati in questa comunità allargata di cui parlavate prima, nel senso che sono all'esterno, sono marchigiano, poi trasferitosi a Bologna, e da circa un anno e mezzo ho iniziato a sentire di forse iniziare a far parte di una comunità altra che quella di questo luogo. È verissimo quello che stavate raccontando, celebrando un po' questa dimensione molto vostra. Si arriva qui e per qualche motivo si sente di far parte di questo luogo. Questa è una dimensione che a Bologna abbiamo cercato si cerca da sempre di coltivare, e Amelin, da quando è nata più di 20 anni fa, ha cercato di lavorare in quella direzione, quindi mettere insieme diverse professionalità, diverse sensibilità e modi di guardare all'infanzia inizialmente, poi all'adolescenza, oggi su più fasce d'età. E da contaminato mi viene da notare subito una cosa che mi ha colpito, perché quando siamo arrivati per la prima volta un anno e mezzo fa non sapevamo ancora del progetto della comunità che legge, abbiamo sentito una sorta di forza giovane a conversare. Sarà per il fatto che all'Università di Bologna abbiamo incontrato alcuni giovani conversanesi che ci avevano fatto filtrare una certa energia. Poi quando sono arrivato ho conosciuto Filippo e la
la fondazione, e ho visto quel virgolettato nel titolo, Fondazione Giuseppe Di Bagno, con la data. Io immagino che la data sia per distinguerlo dall'altro Giuseppe Di Bagno. In realtà, più la guardo e più vedo che quel signore lì è stato ucciso più giovane di tutti noi. Quindi probabilmente c'era, è vero che era un'altra stagione, però c'era un'energia che si trasforma in patrimonio a un'età stranissima per noi. Dico patrimonio perché questa mattina è stato sollevato più volte questo termine, facendo riferimento alla tutela, alla valorizzazione. Aggiungo un'altra cosa. Il patrimonio, cioè l'essere appunto padri, non va soltanto a pescare dei nostri padri, dei padri dei nostri padri, ma noi stessi. Siamo padri e dobbiamo fare essere padri ai nostri figli, nel senso che mi sembra che troppo spesso quando si parla di patrimonio si sta a guardare a come difendere l'ovvio, la potenza del passato, ma dobbiamo creare qualcosa di nuovo, e mi pare che questo progetto stia creando un patrimonio nuovo per le generazioni che vengono. Tutto questo discorso per dire che quando io lavoro sui libri, sulla lettura, sulle immagini, cerco sempre di far confluire questa doppia direzione, quella estetica, artistica, letteraria, con quella che chiamo pedagogica, anche se poi sembra diventata una parolaccia oggi, parlare di pedagogico, ma è pedagogico questo progetto qui, cioè pensare a quello che può seminare per le generazioni che vengono. Quando mi chiedono che lavoro fai, non lo so mai, nel senso che la mia associazione nasce 20 anni fa da una serie di appassionati che per 4-5 anni non hanno fatto altro che studiare, senza pensare che sarebbe potuto diventare un lavoro. Poi lo è diventato, ma su dimensioni molto diverse, la lettura, l'illustrazione, il fumetto, e chiamando sempre specialisti diversi. Siamo fondamentalmente dei fertilizzatori, mi viene a dire, cioè si cerca di trasmettere, di mettere sul terreno cose in più rispetto a quelle che forse abbiamo avuto, o a trasmetterle tutte e aumentare le possibilità rispetto alle diverse scuole. Per farlo siamo resi conto che l'unico modo davvero efficace è quello di mettere insieme le migliori forze dei diversi territori. Per cui qualsiasi nostro progetto si costruisce a partire da una collaborazione tra insegnanti, bibliotecari, educatori, ragazzi, istituzione, librerie, biblioteche, tutto quello che sta creando qualcosa ma rischia di rimanere per vari motivi fermo o isolato, va messo insieme. E per mestiere io viaggio continuamente, sono ho la grande fortuna e il grande onore di vedere situazioni molto diverse e incontrare continuamente migliaia di insegnanti, bibliotecari, educatori, e a un certo punto mi sono reso conto che quella fortuna lì, il mio grande vantaggio è avere un occhio su diverse realtà e poterle mettere insieme. E con i miei colleghi abbiamo cercato di creare una serie di progetti, uno tra tutti, giusto per andare sul pratico, e visto che è arrivato anche qui a Conversano, è un progetto per adolescenti che si chiama Xanadu, che ha provato a partire da esperienze iniziate in diverse zone d'Italia, a prendere le forze migliori di tanti professionisti e anche di tanti ragazzi che hanno iniziato a consigliarci il meglio che conosco per quanto riguarda la letteratura, il fumetto, la musica, il cinema. E soltanto facendo vorticare una forza inizialmente centripeta per metterle insieme, poi centrifuga tutte queste linguaggi, arti, realtà, ci siamo resi conto che stava nascendo qualcosa di nuovo. E quando un anno e mezzo fa abbiamo iniziato a frequentare questi luoghi, abbiamo cercato di fare lo stesso, cioè ci siamo resi conto che c'era veramente una potenzialità era già in atto, enorme, data da tante singole persone eccezionali con un coraggio raro. E allora, visto che in quel momento avevamo un contatto con il Centro per il Libro e la Lettura, siamo andati a raccontare quello che avevamo visto qui in qualche mese di lavoro. Inizialmente tanti insegnanti con una passione incredibile, bibliotecari, librai, la fondazione con un festival veramente sui generis, veramente strano, ed un'amministrazione che ci sembrava in qualche modo pronta a recepire. Queste erano però soltanto delle sensazioni. Abbiamo raccontato al CEPEL questo fatto e la sensazione di aver trovato un territorio molto fertile, forse però un'isola all'interno di una regione che i dati ci dipingono come in grande difficoltà dal punto di vista culturale. Non è inutile stare a ripeterci per farci del male, ma
rispetto a quel 60% di non lettori delle statistiche nazionali, la Puglia ci racconta di un 27% di persone che hanno letto un libro. Vuol dire che 3 pugliesi su 4 non hanno letto neanche un libro nell'ultimo anno, negli ultimi anni, perché poi sapete che si tratta di piccole decimali, quelle di guadagno negli ultimi mesi. Quindi è una situazione drammatica in cui c'era una potenzialità enorme. Abbiamo raccontato questa cosa al Centro per il Libro e abbiamo fatto una proposta, un progetto sperimentale che abbiamo chiamato Punti Luce, prendendo il nome da Sepecide, per cui abbiamo detto proviamo ad andare in zone in cui evidentemente da un lato c'è bisogno e dall'altro però sono già forze lì pronte a esplodere. E facciamo un tentativo da paracadutisti, vediamo come va. Il Centro per il Libro ci ha dato fiducia e da 2 anni stiamo portando avanti, grazie all'aiuto di tante persone qui sul territorio, 4 corsi di formazione per diverse fasce d'età, inizialmente dei corsi base sulla lettura, sull'editoria, sull'immaginario, sui migliori libri per ragazzi, e poi da quest'anno anche di approfondimento. L'idea qual è? Quella di sparire noi, cioè portare la nostra esperienza, portare le nostre competenze, passarle ai professionisti del territorio che a vario titolo, con diversi sguardi, lavorano qui e poi eclissarci, perché evidentemente poi riusciranno ad andare avanti da soli. E la prima evidenza sul fatto che la cosa sta succedendo è grazie a Lector, perché l'anno scorso, alla fine del percorso con gli insegnanti e con gli operatori, alcuni di loro hanno iniziato a studiare gli autori che sarebbero stati presenti al festival e li hanno anche presentati, non solo hanno lavorato con le loro classi per studiare le letture che avrebbero, gli autori che avrebbero incontrato, ma loro stessi sono diventati intervistatori. E noi veniamo chiamati di solito ai festival per fare l'intervistatore dell'autore. Adesso si passa la mano, c'è qualcuno che sta diventando bravissimo e sta passando proprio un metodo di lavoro. Siamo venuti poi a lavorare direttamente con i ragazzi delle scuole medie e di primo e di secondo grado e abbiamo trovato una risposta francamente rarissima in Italia. Io veramente sono ogni giorno in una città diversa e l'accoglienza che abbiamo trovato in tutte le classi che abbiamo incontrato tra Conversano e Bari è davvero rara. Non solo, non sto dicendo che i ragazzi hanno letto tanto, erano tanto bravi, questo sì, ma questo lo trovo anche in tante altre città. Qui abbiamo trovato una curiosità e una voglia di buttarsi in questa situazione nuova che ci ha molto spiazzato, piacevolmente, evidentemente. Quindi non possiamo che vedere in questi mesi di lavoro e nei risultati o una fortuna enorme o la conferma che in questo territorio c'è qualcosa di esplosivo davvero pronto a venire fuori. Quindi non posso che essere molto fiducioso. In futuro abbiamo chiesto a Cepel se possiamo ancora fare un ultimo tassello per rinforzare quello che è già stato fatto. Il nostro apparato che ringraziare moltissimo le persone che su questo territorio stanno creando le condizioni per un lavoro davvero innovativo e straordinario. Grazie. Conta anche molto dirci da soli le cose che succedono. Vengo da una due giorni, ho fatto un'iniziativa all'Aquila, che è una città, come sapete, da dietro, quest'anno si celebra il decennale del terremoto. Ecco, per esempio, gli aquilani, che hanno fatto una grande opera di ricostruzione, hanno un problema che abbiamo molti in Italia, diciamo, che non sanno riconoscere in se stessi le loro qualità e le loro potenzialità. Io venivo a pescare, quindi all'Aquila ci vado, noi gliela andiamo a raccontare queste cose. Ecco, noi anche qui a Conversano abbiamo appena sentito Nicola, che abbiamo chiamato appunto per imparare da Nicola delle cose, sia a letto ma anche oggi, per avere la sua testimonianza. Però Nicola ci racconta anche un'altra storia, quella di invece lavorare molto sulle nostre capacità e sulle nostre potenzialità. Ci dice, per esempio, che ha incontrato dei ragazzi a scuola straordinari. Noi dobbiamo raccontarci di più queste cose, come dobbiamo raccontarci di più la bellezza delle cose che abbiamo visto di Monopoli o della grandissima intuizione di tanti anni fa dei presidi del libro. Ci sono tanti problemi, ovviamente, questo è un dato che io francamente non riesco a spiegare, quello dei dati di lettura della Puglia. So che ve ne state occupando, poi
passiamo a Paolo Ponzio, l'estate la regione Puglia se ne sta occupando perché c'è una discrasia tra gli investimenti, la percezione che si ha frequentando questi territori e i dati, e però anche questo diciamo è un oggetto di discussione. Paolo Ponzio è il direttore del Dipartimento Studi Umanistici dell'Università di Bari, è stato il coordinatore del piano strategico della cultura della Puglia, un piano che prevede un investimento di 400 milioni di euro in 10 anni, 2017-2016, la Puglia da questo punto di vista, prima abbiamo citato un altro dato, 100 milioni, questa volta 400 milioni, e evidentemente su questo, sulla leva della cultura, la Puglia ha deciso di investire da un punto di vista economico. Tralasciamo la lettura che forse in questo momento diciamo, si potrebbe portare fuori, però se vuoi puoi anche dire la tua su questo. Invece ti chiederei di dirci in maniera diciamo sintetica, ma perché noi lo possiamo comprendere, questo piano strategico della cultura su quali basi lo avete pensato? Cioè qual è la filosofia che vi ha spinto poi a mettere in campo uno strumento così articolato e anche così, diciamo, che scende in profondità sulle singole parti? Da dove siete partiti però? Allora, grazie, buonasera a tutti, grazie di questo invito al direttore, al presidente che è in giro. Qual è la filosofia di questo piano strategico della cultura? Beh, è la stessa filosofia per la quale qui nel VI secolo e VI-VII secolo sono arrivati i monaci benedettini. È la stessa filosofia per la quale a Monopoli si sta, in tutti i 110 luoghi che hanno vinto la Community Library, cioè questo progetto Smart Inn della Regione Puglia, si stanno ricostruendo e realizzando delle biblioteche di comunità. C'è una filosofia che vuole essere una strategia a lungo respiro. Noi iniziamo a vedere, è un po' come quando si semina il grano, i canali del sapere. Non sempre chi semina vede i frutti di un lavoro. Lo dicevi prima tu quando parlavi anche del diciamo, presidente che ha preceduto, il governatore che ha preceduto questa amministrazione. Neanche Nichi Vendola, credo, potesse immaginare una regione che impiegava 120 milioni di euro per la costruzione di una, diciamo, biblioteca diffusa, della Puglia come una grande biblioteca diffusa, perché di questo si tratta, cioè si tratta di mettere a valore non solo da un punto di vista della tutela o della conservazione il grandissimo patrimonio librario di una regione, non da un punto di vista conservativo ma da un punto di vista della valorizzazione, della promozione, della strategia, della gestione, della partecipazione, del poter fare vita esperienziale con i libri. Per cui mi immagino le biblioteche che pullulano di attività con i libri, tra i libri, per i libri, che non si inventano cose che non hanno nulla a che vedere con i libri. Io sono stravolto, diciamo, capisco la positività di certe operazioni, per cui in biblioteca si fa tutto tranne ciò che ha a che fare con i libri. A me sembra invece che la grande opportunità che abbiamo è quella di ricreare uno spazio comune, uno spazio di comunità, uno spazio di dialogo, uno spazio di confronto con i libri, leggendo una pagina, ma facendo in modo che quella pagina sia il cuore di un'esperienza, il cuore di una vita, il cuore di un io che rinasce. Questa è la grande filosofia, ed è la stessa filosofia che ha portato questa regione
qui l'avrà detto sicuramente Aldo Patruno stamattina, unica regione d'Europa a pensare un piano strategico della cultura, che da una parte ci inorgoglisce e dall'altra parte ci impensierisce. Perché ci inorgoglisce? Ah, siamo la prima regione. Ah, il problema è, ma questa sfida poi che abbiamo aperto, bisognerà, non dico vincerla, ma insomma almeno attraversarla, almeno provare in qualche modo a fare in modo che questa visione strategica, questo grande ideale, che la cultura possa essere il motore di un'economia, e il motore di un'economia, non il motore dell'economia della cultura, no, il motore dell'economia, cioè il motore di un'economia che guarda anche alla finanza, che guarda al capitale industriale, cioè che guarda tutto il resto del mondo. Questa è la sfida, altrimenti è come ridurci nella nicchia, è come ridurci, diciamo, in un recinto, no? Ma noi non vogliamo essere questo, noi vogliamo pensare che la cultura possa pervadere tutto l'umano, e se pervade tutto l'umano, pervade anche tutti i settori dell'umano. Questa è la filosofia del piano strategico, che poi chiaramente ha a che fare evidentemente con una messa a punto di risorse che possano guardare e pian piano valorizzare quello che c'è già. Il grande compito che ha un'amministrazione, un comune, un ente locale, un'associazione e una regione è quello di illuminare ciò che già c'è. A volte non si deve inventare nulla di nuovo, ma semplicemente fare in modo che attraverso delle idee si possa illuminare qualche cosa che è già presente tra di noi. Questo ha a che fare con uno dei capisaldi del piano strategico. Il piano strategico della cultura, ma questo l'avrei detto sicuramente Aldo stamattina, lo abbiamo voluto chiamare PIL, un po' perché ci sembrava il caso di, no, di giocare sul PIL e quindi di dare credito al fatto che con la cultura si genera reddito, si genera appunto economia, e abbiamo voluto poi utilizzare questo acronimo triplicando le I, quindi dando valore alla P come al prodotto culturale, ma non nel senso della mercificazione. Quando si parla di prodotto culturale, io sono un professore di filosofia, quindi diciamo sarei ben attento a chiamare tutta la cultura prodotto, ma prodotto come qualcosa che si porta, qualcosa che si porta avanti, che si fa condurre, che poi è l'esperienza di tutti quelli che lavorano nel campo della cultura, che si appassionano alla cultura. E poi le tre I, identità, innovazione e impresa, e nel gioco delle tre I, è l'ultima, la L è il lavoro, nel gioco delle tre I c'è il fatto che non c'è identità senza innovazione, perché l'identità non è soltanto qualcosa del passato. Qui è interessante quello che si dice nella brochure dei granai della memoria, no? Quando si dice che è una storia che guarda al passato per portarci al futuro, ma perché ciò che ci interessa di fatto è ora, è il presente. Ciò che interessa l'identità, la id dell'ente, scusate questa, diciamo, piccola digressione filosofica, è proprio quello che ci interessa oggi, l'oggi, il presente. È solo nel presente che c'è un'identità e la possibilità che questa identità viva, e che viva anche attraverso, diciamo, il suono dei bambini. Ma non c'è identità senza innovazione, innovazione senza identità, perché l'innovazione non è soltanto quella tecnologica, ma è l'innovazione dei processi. L'innovazione dei processi ha a che fare con, anche qui, con l'innovazione dei processi sociali, umani,
la considerazione che la biblioteca di Monopoli ha per diciamo, la inclusione è interessante, molto interessante, interessantissima. E tutto questo perché generi impresa e quindi lavoro, che non è vero che con la cultura non si mangia, ma anzi, come si dice a un certo punto nel piano strategico, si mangia neanche molto buona, tra l'altro. Ultime due considerazioni mi sembra che sia importante fare. Queste cose sono estranissime, ma si ritrova benissimo in questa brochure dei granelli della memoria, dei granelli del sapere. Il professor Bozzo sta facendo un complimento che ha scritto la brochure. Fare un applauso, diciamo, per ringraziarlo. Laddove si parla di territorio, di innovazione, di integrazione, di memoria, di sguardo all'Europa, della Puglia come cerniera tra il Mediterraneo e l'Europa, ma noi siamo andati anche oltre, no? Abbiamo parlato delle tre M, il Mezzogiorno, il Mediterraneo e il mondo, perché una Puglia che è chiaramente il crocevia tra Oriente e Occidente, eccetera, ma questo cosa significa per noi? Significa che siamo stati un popolo di... un popolo, diceva Alessandro Il Grande, la nostra identità è un'identità meticcia. Perché? Perché noi siamo un popolo meticcio, noi siamo stati ospitali dai primi secoli avanti Cristo in cui qui vi è stato qualcuno, i Dauni, i Peucezi, gli Iapigi, e poi abbiamo ospitato di tutto di più, abbiamo ospitato non solo i Greci, abbiamo ospitato i Provenzali, i Normanni, i Bizantini, e poi diciamo la gente che veniva dall'Oriente, gli Arabi, i Normanni, eccetera, eccetera, eccetera. E questa identità, questa ospitalità è rimasta nel tempo. La cosa interessante è che questa ospitalità la si vede anche, la si percepisce nei linguaggi, nel lessico di alcuni popoli, ma anche in alcune parole che sono di uso comune. E infine altre due considerazioni, se posso permettermi. I granai del sapere, però si possono anche leggere in un altro modo. A me piacerebbe mettere un accento sulla A, i granai del sapere. Perché come dicevano alcuni filosofi un po' di anni fa, il sapere è un sapere, cioè un gusto. È un gusto, senza il gusto uno non legge. Senza avere un minimo di bellezza in quello che, cioè, io quando scelgo un romanzo lo scelgo e lo leggo perché è avvincente, perché dopo una pagina voglio leggere la seconda, la terza, la quarta e così via, e quindi è un grande gusto, perché senza il desiderio di questo, cioè senza il desiderio della bellezza, noi potremmo anche, questo lo dico, ma questo lo diciamo Nicola, giusto, lo sa benissimo, noi potremmo anche conoscere le tecniche di lettura più, diciamo, estremamente convincenti, ma non avremo mai solleticato il gusto di un ragazzo nel prendere una pagina, nell'aprire una pagina di un romanzo, di mettersi a leggere, di capire, comprendere quello che legge e di affermarsi in questo. Questo è il nostro più grande compito, e per cui chissà se tra 10 anni saremo qui a raccontarci quello che è successo, diciamo, nel piano strategico della cultura, che appunto arriva fino al 26, quindi non solo scavalca questa amministrazione, addirittura scavalca una seconda amministrazione. Questo proprio per l'idea che noi abbiamo che siamo strumento di qualcos'altro, così come diceva un grande letterato inglese, premio Nobel della letteratura, Bernard Shaw, diceva che una delle costruzioni più belle e più altruiste è il faro. Ecco, questo piano della cultura è la a questa idea, a questa filosofia, quella di essere un piccolo faro che vuole accogliere le navi e vuole farli trovare non solo riparo, ma vuole ospitarle e vuole ospitare tutte le idee, perché
piano della cultura è questo è un piano aperto, cioè non si chiude qui, si indicano delle strade, degli obiettivi, ma tutto il resto sarà compiuto dagli operatori e dai cittadini della nostra grandissima e bellissima regione. Grazie a Paolo Poggio che ci regala il sapere e il faro. Per quanto riguarda la domanda retorica che ti volevi, chissà se tra 10 anni saremo qui a discutere, io non lo so se ci sarò, sicuro ci sarà il presidente Mastroleo tra 10 anni a rilanciare il progetto per altri 10 anni. Su questo potete stare sicuri, io non garantisco la mia presenza, però sono certo che ci sarà il presidente Mastroleo, così come sono molto d'accordo con quello che dicevi che il tempo è quello del presente, del resto penso che avrei avuto modo di leggere questo bel libro di Proverbi, L'ordine del tempo, in cui sostiene fondamentalmente che l'unico tempo è quello che viviamo, e cioè il presente. Io prima di parlare con Claudio Cappon, siamo molto contenti che Claudio Cappon, il segretario generale del COPEM, la conferenza permanente dell'audiovisivo del Mediterraneo, così come tutti gli ospiti che ci sono venuti a trovare, volevo fare, non come si fa normalmente alla fine dei ringraziamenti, li volevo fare diciamo nel tempo penultimo invece, li volevo fare adesso, e volevo ringraziare a nome della Fondazione personalmente le persone che vi dico e alle quali poi alla fine farei un applauso collettivo, e cioè le persone che hanno poi reso possibile la preparazione di tutto quello che stiamo facendo da stamattina: Maria Giovanna Volpe, Chiara Pagnozzi, Mara Sorressa, Anna Maria Minunno, Mattia Ramunni, Simone Boccuzzi, Vittorio Bruno e Vittorio Il Biondo, si chiamano tutti e due Vittorio, tutti e due di Lorenzo, sono pure cugini, quindi noi li chiamiamo il Bruno e il Biondo, al telefono sono pure, hanno pure la stessa voce, Marzo Marzulli, Fabrizio Bando, Roberto Daloia, Stefania Mastro Simini, Tina La Trofa, e io accomunerei in un applauso generale anche ovviamente Gianvito Mastroleo e Filippo Giannuzzi. E l'ultima cosa, dopo questo incontro e prima di quello successivo c'è un aperitivo che possiamo prendere nelle sale di là, quindi se avete avuto pazienza di restare fino adesso vi conviene aspettare anche un altro po', perché ovviamente non inizia quello se non finiamo noi, quindi diciamo dovete farci compagnia. Dicevamo, Claudio Cappon, conferenza permanente dell'audiovisivo del Mediterraneo. Diciamo che questo progetto e più in generale che nell'area della memoria rispecchiano e rappresentano realmente la vocazione della Fondazione di Bagno, cioè quella di mettere insieme tante cose, e anche questa vocazione che attraverso per esempio il festival Ettore in Fabula mettiamo in campo da un po' di anni, che è questo cercare una continua sponda nel Mediterraneo, perché è il nostro mare, perché lì è nata la nostra cultura, e la rispecchia anche rispetto ad altri due temi che riguardano molto quello di cui ti occupi al COPEAM, cioè l'innovazione del linguaggio, ma più in generale l'innovazione dei linguaggi. Volevo partire da te, poi ovviamente sei libero di spaziare dove, come ti pare. Ti volevo chiedere come si inserisce l'audiovisivo nella gestione contemporanea invece di una biblioteca, di una fondazione, cioè come può essere messa a frutto bene, a reddito bene, diciamo. Allora, innanzitutto anch'io voglio ringraziare per l'invito a questa iniziativa che tra l'altro conferma il ruolo di Conversano della Fondazione Di Bagno come crescente punto di riferimento di qualità sul piano dello scambio culturale e del confronto di idee. Tra l'altro mi piace molto, è stato detto dal Presidente stamattina, il termine, anche a me piace molto il termine, il granai del sapere, perché questo ci ricorda che il sapere, anche nel mondo super veloce di oggi, è qualcosa di graduale che si accumula, si conserva e come tale soprattutto può essere trasferito tra persone, popoli e generazioni. È proprio questo continuo processo di trasmissione del sapere, secondo me è al centro un po' anche delle riflessioni di oggi, che pur nel mutamento di tutti i fattori sociali, industriali, politici, è l'elemento fondamentale alla
alla fine della costruzione di quella che consideriamo la nostra civiltà e le nostre conquiste culturali. Secondo l'antica citazione medievale, che siamo tutti nani sulle spalle di gigante, cosa che io cui credo profondamente. E quindi certo che i luoghi di accumulazione e conservazione del sapere, come è l'iniziativa di cui si parla oggi, sono investimenti preziosi per il nostro futuro. Però, qui vengo un po' quello che dicevi, è certo che il panorama della conservazione e diffusione del sapere o della comunicazione è in rapido e profondissimo mutamento e suscita anche, diciamo la verità, inquietudini, preoccupazioni e anche paure. Da questo punto di vista, rappresentando un'associazione di media audiovisivi e addirittura di quella che è considerata la cattiva maestra per definizione, cioè la televisione, qualche disagio provo a sentirlo, l'ho sentito tante volte in questi contesti. Mi ricordo che parecchi anni fa ero a un convegno con Ernesto Galli della Loggia e Galli della Loggia pose all'epoca come discriminante per la tutela della nostra cultura, addirittura della nostra civiltà, nei confronti di quella che gli appariva la barbarie avanzante, il prevalere o meno della comunicazione scritta rispetto a quella audiovisiva, cioè del leggere rispetto al vedere. A distanza di tempo, quasi 15 anni fa, mi sembra che in termini di impatto su opinione pubblica, di quello che si dice mindset in inglese, non ci siano dubbi su chi ha perso. E allora dobbiamo arrivare alle conclusioni che all'epoca erano catastrofiche di Galli della Loggia. Qualche dubbio ogni tanto me lo pongo anch'io, però ecco, credo che non si possa oggi dare una risposta sul rapporto tra come dire, leggere e vedere, se le due cose sono in conflitto. Un po' perché se ne ho occupato di strategie e di piani tutta la vita, mi sono accorto che l'unica cosa imprevedibile è il futuro, quindi grazie a Dio questa situazione. E certo, un processo così veloce è assolutamente anche imprevedibile, come è stato quello che ha riguardato i media in questi ultimissimi anni, così disruptive, scusate gli anglicismi, ma è il termine che ci vuole, che ha cambiato anche i fondamenti economici nel mondo della comunicazione, cosa di cui si parla poco, i cosiddetti business model. Oggi, insomma, la comunicazione tradizionale fatica a sopravvivere o comunque ha grandi problemi strategici per sopravvivere. E può avere esiti che nessuno oggi è in grado di immaginare. Penso, solo pochi anni fa, quelli che i grandi protagonisti del mondo di Internet erano eroi della libertà e dopo 5-6 anni sono tiranni delle coscienze, dell'opinione comune e anche della visione politica di questi mondi. Quindi credo che sia presto quindi per trarre conclusioni catastrofiche come faceva Galli della Loggia e credo che si debba essere semplicemente realistica. L'atteggiamento corretto sia prendere atto che il cambiamento della struttura della comunicazione, quindi della diffusione della comunicazione del sapere, sia irreversibile e ragionare invece quanto iniziative di tutela del sapere, cioè nel nuovo contesto, possono utilizzare le nuove forme e attraverso le nuove forme cogliere nuove opportunità. Ecco, da questo punto di vista vengo a quello che facciamo, la COBAN, come dicevi, l'associazione non solo delle televisioni, devo dire, anche se prevalentemente televisione, ma tutto l'audiovisivo della regione mediterranea, e noi in questo, proprio in questi progetti siamo molto impegnati. I media, soprattutto quelli più antichi, che tra l'altro sono tutti quelli pubblici, perché sono nati prima di tutti gli altri, sono depositari essi stessi di archivi vastissimi e da tempo lavorano per la loro protezione e per il loro riutilizzo. Da questo punto di vista la digitalizzazione è stato un passo in avanti straordinario, perché in questo settore è diventata un'opportunità enorme per accrescere l'accessibilità e la possibilità di utilizzo produttivo degli archivi, dei materiali di archivio. E questo è consentire nuove creatività
nuove produzioni. Oggi gran parte di quello che si produce nel mondo, una percentuale crescente, diciamo così, di quello che si produce nel mondo audiovisivo utilizza materiali d'archivio, ovviamente rivisti, messi digitalizzati, e quindi, come dire, è come il passato è diventato molla, no, della creatività futura. La Copa ha una commissione archivi. In questi ultimi anni abbiamo sviluppato dei progetti importanti. Il progetto si chiama Mad Men, Memoria del Mediterraneo, un progetto europeo che aveva una capofila di NAM, l'Istituto Nazionale des Archives francese, che è l'eccellenza europea in questo campo. Devo dire, ho scoperto con sorpresa a livello internazionale, ma anche con soddisfazione, che secondo è considerata rara da questo punto di vista in Europa, per la creazione di una piattaforma web comune su cui tutti i broadcaster potessero mettere a disposizione di tutti i contenuti di archivio. Il progetto si chiama Balkans Memory, per studiare le modalità di possibile valorizzazione di materiali di archivio delle televisioni balcaniche, perché questi materiali esistono, ma come detto, trasformare materiali utilizzabili e conservabili non è impresa da poco. Poi abbiamo anche lanciato un progetto che si chiama proprio Making a Story from Archives, che era indirizzato a giovani registi della regione per la produzione di commentari storici con materiale, con esclusivo uso di materiali d'archivio. In più noi svolgiamo la nostra missione di creare ponti fra nord e sud, ma anche fra est e ovest del Mediterraneo, molta attività con supporto spesso europeo, devo dire, di istituzioni culturali europee, di training, di workshop, proprio cercando di utilizzare le competenze tecniche, tecnologiche, che sono ovviamente più del nord, presso i broadcaster e i media del sud, proprio per evitare che questo patrimonio gigantesco possa domani andare perduto e che invece possa essere riutilizzato e messo a disposizione. Si tratta ovviamente di iniziative contenute rispetto al gigantesco mondo della comunicazione oggi, ma certamente di grande rilievo. Se mi permettete, quello che io trovo importante di questi progetti, che sono progetti di cooperazione, e qui vengo anche al lato termine comunità di cui si è parlato oggi, è proprio questa possibilità che intorno a progetti di lavoro comune si crea veramente, io l'ho sperimentato personalmente, una comunità professionale di persone che provengono da esperienze culturali più varie, che è secondo me uno dei lasci più importanti per aiutare a superare quello che, diciamo la verità, sta avvenendo, cioè la rinascita di stereotipi e pregiudizi fra le diverse culture di questa regione, che è una regione di diversità, è un microcosmo di diversità, è sicuramente una regione anche di grandi conflitti, antichi, ma non dimentichiamo mai che è anche una regione di grandi prossimità. Quando ero militare, sono stato militare in Puglia, io mi ricordo la spiaggia di San Cataldo, una mattina di gennaio vedevo le montagne dell'Albania di fronte, da Pantelleria si può vedere la Tunisia, quindi, come dire, comunità professionali che lavorano insieme sono, secondo me, una cosa molto importante in sé come sottoprodotto, se vogliamo, della nostra attività. L'ultimo tema a cui commento che volevo fare di questi progetti, di questa nostra attività, è che gran parte di queste cose nascono dai broadcast storici, cioè quelli pubblici, a riprova in un momento molto complesso che una missione di servizio pubblico ancora vissuta come viva può essere assolutamente rilevante nel mondo dei media di oggi, anche se oggi, come dire, questo concetto tende un po' a perdersi. Rilevante perché in un mondo che è trascinato a questa velocità dalla tecnologia e dalle sue schiaccianti esigenze commerciali, la conservazione e la valorizzazione della memoria che i media pubblici possono fare ci può aiutare a non comunicare solo un eterno presente, a non lasciare al caso e al mercato il futuro. Concetto di radici e ali, per tornare alla bellissima citazione di stamattina.
La tecnologia e i suoi sviluppi, talvolta inattesi e credo anche inopinati, perché io ricordo discorsi di 15 anni fa sull'internet, tutti completamente disattesi, anche rispetto a quello che dicevano gli esperti. Però ricordiamoci, sono sempre un'opportunità e non devono mai essere solo una sorta di destino ineluttabile. E in questo senso, permettete di dire che la cultura, in un mondo che sempre più tende a dividersi e a specializzarsi e a creare quindi distanze crescenti fra chi sa e chi non sa, è ancora alla base di tutto. Investire in cultura, investire in sapere, soprattutto in luoghi che hanno un'enorme ricchezza di riferimenti, in questo caso l'Italia e anche la Puglia, ovviamente nell'Italia, può e deve essere un asset importante nella competizione globale. È un impegno pubblico, voglio spezzare di nuovo, proprio dell'impegno pubblico, mirato a favorire questo tipo di investimenti, mi sembra ora più indispensabile che mai. Grazie anche. Grazie a Claudio Capponi che appunto nella parte finale del suo intervento ha richiamato questa condizione di prossimità di questa regione che penso, volevo concludere su questo, che una serie di attività della Fondazione, penso però a uno sviluppo ultimo degli ultimi anni di Lector in Fabula, stia mettendo molto in evidenza. C'è questa valorizzazione dei popoli che sono dall'altra parte del Mediterraneo, che sono più a sud e che comunque insieme si rappresentano per quello che sono. E l'applauso a tutto lo staff l'abbiamo già fatto, il Presidente non lo vedo ma penso ci sarà forse in prima fila per aprire le danze al buffet. Vi ringrazio a tutti per la partecipazione, ovviamente ringrazio tutti gli intervenuti, soprattutto quelli che sono arrivati da più lontano, perché mostrano un senso di appartenenza ancora maggiore. Ci spostiamo di là e poi credo, Filippo, alle 8 ci sarà un'altra piccola sezione che concluderà questa giornata dei lavori. Grazie a tutti.